Già non siamo in esterno, c'è una cicala che ci fa compagnia. Interessa molto, ci conosciamo da tanti anni, il tuo concetto di progetto per gli esterni, dei codici chiusi fino a un certo punto. Ultimamente si ha questa idea di appropriarsi progettualmente dell'outdoor, con progetti che vanno dalla città al singolo, no? Al dettaglio. Qual è la tua idea di questo momento? Sì, esiste, c'è una certa consuetudine a considerare gli ambiti separati. In realtà esperienza anche recente con un progetto a cui sono molto affezionato, che si è chiuso da poco con la consegna, che è nato secondo una matrice appunto di commistione in realtà immediata tra interno ed esterno, cioè il progetto si è spinto da subito nella ricerca di una simbiosi tra gli esterni e gli interni, e questa cosa ha funzionato particolarmente proprio perché è stato riconosciuto dai miei clienti che questo obiettivo, che inizialmente non era stato messo a fuoco e compreso, in realtà è stato alla fine riconosciuto e quindi ha funzionato. E per dettagliarlo un po' meglio, di che si tratta? Si tratta di un edificio scolastico per una realtà importante a Milano, una scuola privata internazionale. Io rido perché l'ora di ricreazione per me era l'ora più figa. E lì sono molto tranquillo, sono ragazzini molto educati che vengono dal bel mondo, per cui, però sì, no, diciamo l'intenzione iniziale era quella di legare il dentro con il fuori, è riuscito perfettamente. Tramite che cosa? Dei percorsi? Tramite dei percorsi, materiali? Tramite la richiesta da subito al mio cliente di capire che era importante gettare uno sguardo fuori, quindi immaginare già da subito le relazioni che io volevo stabilire utilizzando i volumi nuovi rispetto a un esistente e soprattutto rispetto al verde che in qualche modo abbiamo sacrificato per costruire il nuovo, ma che abbiamo riprodotto in ambiti e relazioni nuovi e appunto molto legati all'idea di stabilire connessioni nuove passando anche all'esterno. Se dovessi usare un'espressione del maestro Enzo Mare per fare una storia a colpi d'accetta, qualcuno potrebbe dire che un tempo lo spazio esterno era molto progettato, quasi scenico potremmo dire, visto che siamo ospiti del Festival del Cinema. Poi c'è stato un po' uno spazio di risulta, no? Dopo, l'esterno usciva dopo. Ultimamente c'è questa idea di ricomprenderlo anche nelle politiche, se vuoi, urbanistiche e anche dei piccoli luoghi di aggregazione di vita della città, quindi pubblico e privato. Allora, secondo te questa idea è corretta, è così? È emergenziale, direi, nel senso che ovviamente al di là delle chiamate di cui tutti siamo testimoni al riappropriarci di ciò che la natura ci ha offerto e che noi abbiamo molto spesso oltraggiato, questa sensibilità nuova, appunto l'emergenza, sta nel fatto di riappropriarsi di questo messaggio, se vogliamo, è non più solo una richiesta degli architetti che invitano i loro clienti a interessarsi a questo, ma nasce da molti stimoli e da tutti, per cui è diventato un ingrediente che nei progetti si può utilizzare. Codici e tipologie, alcune aziende lavorano su vele che proiettano e identificano visivamente uno spazio esterno, su piccole architetture che li chiudono e li aprono, quindi dei diaframmi mobili, diciamo così. Secondo te, a livello di codici, nella progettazione degli esterni, degli arredi e degli spazi, quanto spazio c'è? Quanto spazio c'è deriva da effettivamente la nostra capacità di trasmettere l'esigenza di legare i due mondi. Come hai detto tu, insomma, in qualche modo l'esterno è forse una nuova frontiera, una nuova acquisizione. Dobbiamo essere molto bravi noi a insegnare che un buon progetto non necessariamente si chiude all'interno di quattro mura, ma che molta parte deve essere dedicata a quello che succede fuori. L'ho visto anche recentemente in una residenza privata di un mio carissimo amico, progetto che ho fatto a quattro mani con lui non è un architetto, ma da subito lui ha voluto tradurre questa relazione dentro fuori nel progetto come anima vera della casa.
Giano, siamo ospiti del Festival del Cinema qui a Lido, a Venezia. Corradi intercetta da 5 anni questa situazione, per usare un termine quasi filosofico. In realtà la mia domanda riguarda proprio questo, cioè la comunicazione delle aziende che spesso escono un po' dal loro ambito, ma in realtà sono pertinenti, perché in questo caso, se non ricordo male, 1500 metri quadri coperti per gli spazi esterni, quindi un partenariato tecnico per quanto riguarda. Che cosa pensi di questo? Cioè, quando le aziende vanno a intercettare dei momenti per raccontarsi, come lo fanno e come secondo te dovrebbero farlo? Mi piace molto la dialettica, ad esempio, appunto, di Corradi, perché è estremamente conviviale, no? Al di là di questo momento, che effettivamente lo è in modo massimo, però hanno un modo estremamente diretto e conveniente, direi, nel senso che insomma mette l'interlocutore a proprio agio. Ho trovato con loro sempre un ottimo feeling proprio nel confrontarci, indipendentemente dal risultato che o l'azienda o l'architetto sta visualizzando. Poi una volta si inorridiva pensando all'architettura effimera, no? I padiglioni temporanei. In realtà ormai questa velocità ci porta a pensare proprio questo, che delle soluzioni standard e certificate possono essere utilizzate per alcuni momenti e per determinate situazioni. Questo è, a tutti gli effetti, da non architetto, una prova progettuale. Sono stato in triennale a vederti raccontare con Pea un progetto proprio, se vuoi, anche sociologico, di vita, certo, che è comunque temporaneo. E quindi questa idea del tempo, cioè una volta l'architettura era un po' per sempre, adesso no. Quello tra l'altro è un progetto che richiama quello che stiamo dicendo, è un progetto del fuori, ma che racchiude un dentro che in realtà si anima a sua volta ancora di quello che succede fuori, perché stiamo parlando di serre, di greenhouses e di tutto quello che può essere fatto all'interno della serra, sia in termini appunto di ecologia, agricoltura evoluta, ma anche di ospitalità sostanzialmente per fasce di utenti che hanno determinate caratteristiche, evidentemente. Nel caso della triennale, quel progetto si calava in un ambito particolare, che è quello della natura rotta, esattamente. Però c'è ancora questa cosa ancestrale del ripararsi dal sole, dalla pioggia, no? Quindi le funzioni primarie dell'uomo, della natura, poi restano. Invece in quel caso non è un ripararsi, dai. Sì. Certo. In quel caso è un creare un riparo per utilizzare bene la risorsa sole, che è meraviglioso. Certo. Non automatico, perché non c'è ancora questa percezione, ma ci stiamo lavorando. Beh, grazie per questo spunto. Ci manca.